E poi nei procedimenti, come vi dicevo, ci sono tanti aspetti importanti, la semplificazione del calendario fiscale, quindi fare in modo che le dichiarazioni vengano rese in tempi giusti, il contribuente possa poi conoscere quali sono i materiali su cui deve agire. E poi l'altro tema importante è l'accertamento. Ecco, dobbiamo cambiare registro per l'accertamento, quindi non agire ex post, quindi fare un atto d'accertamento con sanzioni enormi e via dicendo, ma agire ex ante. Ecco la logica del concordato preventivo biennale. Oggi il fisco ha tanti elementi conoscitivi, ha l'intelligenza artificiale, ha la tecnologia, quindi può fare una proposta ai contribuenti e dire: guarda, se tu ti adegui a quello che io ti propongo, per 2 anni stai tranquillo, il di più che guadagni lo tieni, non devi pagare ulteriori tributi. Ecco, questo è importante, un cambio di passo, non è un condono, perché non è che noi abbassiamo la guardia. Sulla base degli elementi che conosciamo, facciamo una proposta in modo tale che il contribuente possa gradualmente allinearsi a quella che è la richiesta che il fisco può proporre. Ecco, quindi tutto questo significa cambiare registro. Come cambiare registro sulle sanzioni? È stato ricordato prima, oggi abbiamo delle sanzioni da esproprio che vanno dal 120 al 240% in materia di IVA. Le portiamo a livelli europei al 60%. Il contenzioso che oggi rappresenta un moloch inespugnabile, perché come voi sapete abbiamo presso la Corte di Cassazione il 44% di controversie civili che riguardano il tributario. Dobbiamo semplificare, quindi fare in modo di gradualmente di far diminuire questo carico. E quindi questo lo stiamo facendo mettendo la conciliazione dinanzi alla Cassazione, eliminando la mediazione, favorendo e facendo in modo che il giudice entro l'udienza di discussione renda il dispositivo. Questa è semplificazione, questo ci sta chiedendo l'Europa. Tenete presente che per il contenzioso l'Europa ci sta dando risorse col PNRR a condizione che deflazioniamo il sistema del contenzioso, e questo stiamo facendo. La riscossione, un tema di questi giorni, dice: la riscossione, si stanno facendo favori, condoni, è tutt'altro. Perché che succede? Oggi l'Agenzia Entrate di Riscossione ha 1.206 miliardi, dicasi 1.206 miliardi di magazzino, che è datato, risale dal 2000 sino al 2024. Abbiamo detto: dobbiamo fare un'operazione verità, nominiamo una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei Conti, un dirigente della Ragioneria Generale dello Stato, un dirigente del Dipartimento delle Finanze, per valutare questo magazzino. Se non si riesce a riscuotere, dobbiamo fare in modo di prendere delle decisioni. Ce lo suggerirà la commissione e ci dirà che se abbiamo cartelle che risalgono al 2000 e non si riescono a riscuotere, una decisione dovrà essere pure assunta. Ecco, queste sono le misure che dobbiamo adottare. Come vogliamo tendere la mano al contribuente che non ce la fa a pagare? E diciamo: guarda, che gradualmente, se tu ovviamente pagherai l'imposta, pagherai la sanzione, pagherai gli interessi, ma ti diamo un po' di tempo in più per pagare. Questo comportamento ci ha premiato, perché nella rottamazione quater noi abbiamo portato a casa quest'anno 6 miliardi e 8. Quindi questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere: tendere una mano nei confronti del contribuente onesto, essere inflessibile per chi evade, per chi fa frodi e per chi omette di presentare la dichiarazione.